Si è svolta questo pomeriggio presso i giardini della SD Box di Voghera la presentazione del monumento intitolato a Giovanni Parisi. Una statua realizzata dall'artista pavese Antonio De Paoli che vuole rappresentare la forza, l'energia e la vitalità del grande mito mondiale del pugilato. Siamo con Antonio De Paoli che è l'autore di quest'opera, di questo monumento dedicato proprio a Giovanni Parisi. Lei prima durante la presentazione ha detto: non ho voluto fare un'indagine puramente fisica e fisionomica, ma ho voluto fare anche un'ulteriore indagine, ovvero? Esatto, allora non mi sono fermato all'apparenza al ritratto, ma bensì all'azione. Prima cosa perché è un uomo d'azione, essendo uno sportivo, un atleta, tutta la sua vita era basata sull'azione e sulla sua anima. In qualche modo ho cercato di fare come una raccolta, una ricerca, una raccolta dati di chi fosse questo Giovanni Parisi, non solo atleta ma come uomo. E quindi per rappresentarlo al meglio, ecco perché questo binomio tra la materia metafisica, che in questo caso è rappresentata dalla pagina, e quella fisica invece dalla figura bronzea che vedete emergere. Ha detto anche che è stata fondamentale la vicinanza della moglie e della famiglia di Parisi, è corretto? Certo, la moglie ha contribuito fondamentalmente quasi tutta la cifra, l'importo di tutto il monumento, per cui poi al di là del discorso economico, il discorso proprio ha dimostrato tutto il suo amore per il suo Giovanni, che sono passati 6 anni come fosse passato un mese dalla sua scomparsa, e ha rivissuto con me in qualche modo il marito, e adesso questo è, diciamo, rendergli onore e perpetuare la sua memoria nel tempo, insomma. Presente alla cerimonia la moglie del campione Silvia Parisi, accompagnata dalle due figlie, ma anche il commissario prefettizio Sergio Pomponio, il presidente del CONI provinciale cremonesi ed alcuni colleghi ed amici di Parisi come Vincenzo Gigliotti, pugile professionista ed ex campione italiano dei pesi supergallo. Con Giovanni siamo cresciuti insieme, dopo che ha vinto le Olimpiadi. Io ho imparato molto, è come dire, lui era il fuoriclasse e io il campione apprende dal fuoriclasse i colpi che non riescono a essere naturali, lui ci aveva dei colpi naturali. E poi quando Giovanni perse con Rivera, nessuno sa, io per 3 mesi mi chiamava, mio padre non mi portava in cantiere perché dovevo andare con lui a correre, abbiamo vissuto tante cose. Qual è il ricordo più bello che ti lega lui come campione e come essere umano, come amico? Una volta c'era Sandro Casamonica doveva fare un titolo italiano, allora noi ci trovavamo tutte e tre la domenica mattina per fare la solita corsa e quel sabato sera abbiamo fatto, no scusa, il venerdì sera abbiamo fatto Valdoria, il sabato mattina non siamo andati a correre, la domenica mattina ci siamo ritrovati in palestra. Giovanni era molto offeso perché sabato mattina io e Casamonica non ci siamo presentati, ma io non dovevo, non avevo niente in programma, non avevo niente. E abbiamo avuto una forte discussione con Giovanni, ma proprio forte forte, proprio da strada. Fatto sta che dopo 10 minuti tutti e due piangevamo e dopo altri 20 minuti ci siamo fatti 20 km di footing e poi come se niente fosse. Quindi era proprio il classico rapporto tra fratelli. E poi lui ha lasciato un grande ricordo nel mondo. Allora, il mondo del pugilato deve a Giovanni una cosa essenziale che purtroppo non l'ha recepita nessuno, la professionalità. Oggi il pugilato in Italia non è professionale, non c'è il modo di fare gli atleti pugili dei professionisti, perché noi vediamo, adesso ce l'abbiamo 2 o 3 campioncini, ma non arriveranno da nessuna parte perché non li valorizzeranno a livello economico, non gli permetteranno di stare tranquilli la domenica sera con la famiglia, perché devono preoccuparsi di come mandare avanti la famiglia a livello economico, quindi non possono fare i professionisti, mentre Giovanni, grazie al suo palmarès, alla sua classe, al fatto di essere lui il vero e unico campione in Italia, si è costruito. Per finire, secondo te quale tipo di insegnamento può aver lasciato Giovanni Parisi anche per tutti quei giovani ragazzi che oggi vogliono avvicinarsi al mondo del pugilato, che è uno sport spesso anche molto criticato e forse, come dicevi tu, incompreso, no? Mi riallaccio al discorso di prima, vale a dire, lui era un ragazzo di origine calabrese, non ricco, quindi la dedizione a qualcosa, cioè se tu ci credi, ma ci credi fino in fondo come ci credeva lui nel pugilato, e forse io non ci ho creduto come ci ha creduto lui, i risultati poi arrivano, quindi la dedizione e il perseverare verso il traguardo. Questo forse è un discorso che non vale solo per il pugilato ma nella vita in generale. In teoria è così.